100 studenti per 5 commissioni, 9 esperti, 6 politici, 5 tutor, 2 sedi prestigiose, Grattacielo San Paolo e Consiglio regionale del Piemonte, 3 giorni di lavoro, un interrogativo. Come sarà il futuro degli esseri umani? Se ne è discusso durante il Parlamento di studenti che si è svolto a Torino dal 6 all'8 aprile. L'iniziativa, organizzata da Agora Scienza, ha incoraggiato gli studenti ad esaminare in maniera critica le problematiche legate a 5 temi: il cervello e le malattie neurodegenerative, vivere e mangiare sano, il futuro della riproduzione umana, cellule staminali, esseri umani potenziati. Ho conosciuto molte persone, molti ragazzi giovani che come me si preoccupano di tematiche relative a, in questo caso all'alimentazione, al vivere in modo sano, e si stanno sviluppando molte idee interessanti e che sicuramente, se applicate, potrebbero rivoluzionare il sistema non solo nazionale ma addirittura comunitario se non globale. Personalmente io sto lavorando al progetto di cellule staminali e lo trovo molto interessante in quanto sono presenti sia persone che non hanno mai affrontato al liceo questo aspetto, sia persone che l'hanno affrontato ma semmai in maniera sbagliata o senza tutta una serie di nozioni che bisognerebbe comprendere precedentemente. E discutiamo anche molto sull'aspetto etico di tutto questo. I delegati, individuati durante i lavori, avranno la possibilità di partecipare all'evento finale, il Parlamento europeo di studenti, che si svolgerà a Manchester dal 24 al 28 luglio 2016 nell'ambito di ESOF 2016. L'iniziativa del Parlamento degli studenti costituisce certamente un aspetto di grande importanza anche per la sua valenza civica e nel nostro caso anche per la possibilità di mettere insieme una serie di funzioni, di risorse, da una parte quella medica universitaria, dall'altra parte quella della gestione del sistema da parte della regione, quindi di quella politica. I ragazzi hanno la possibilità di vedere quali sono le problematiche che derivano dall'istanza dell'utenza, del paziente attraverso mediata dal medico e quelle che possono essere risposte politiche e le difficoltà anche politiche, talora vengono anche un po' strumentalizzate, ma in realtà sono reali e qualche volta è possibile attraverso un dialogo che non è sempre presente, e questa è una bella occasione, risolvere i problemi nel modo migliore.